Buongiorno, buonasera, Marco PT. Argomento di oggi: trazioni alla sbarra. Come riuscire a trazionarsi a corpo libero a una sbarra fissa? Allora, questo è un video che vado a girare per i principianti, per le persone che si approcciano alla sala pesi e devono ancora imparare a utilizzare il pieno repertorio, il repertorio completo di esercizi. Sì, ok lo stacco da terra, ok la panca piana, ok lo squat, però imparare anche a trazionare è qualcosa di imprescindibile. Secondo me il punto d'arrivo è riuscire a trazionarsi a una sbarra fissa, sperabilmente aggiungendo anche del sovraccarico in cintura. Poi sulle varianti di impugnatura si può discutere a lungo, sono sostanzialmente tre, però ne parlerò più avanti. Allora, come arrivare a sollevarsi alla sbarra? Sollevarsi alla sbarra è un qualcosa di problematico. Perché? Perché il nostro corpo ha un peso non negoziabile. Cioè, se voi pesate 80 kg, dovete sollevare la vostra sbarra fissa, il carico corporeo, esclusi avambracci e mani. Quindi 80 kg meno il peso degli avambracci e delle mani. Saranno comunque 75 kg, se non so quanto possano pesare i vostri avambracci amputati dal braccio, compresa la mano, ma il 95% del vostro peso corporeo va sollevato. Questo è quanto. Quindi la soglia d'ingresso, come direbbe Paolo Evangelista, non è negoziabile. Il problema delle trazioni è proprio questo, che la soglia d'ingresso non è negoziabile. In panca piana invece, per esempio, la soglia d'ingresso è molto diversa, nel senso che il bilanciere pesa 20 kg, quindi 20 kg sono la portata più o meno di tutti, spesso anche della maggior parte delle donne, delle ragazze. Le trazioni sono ben altra storia, perché il peso corporeo non è negoziabile. Uno non può, una persona non può amputarsi le gambe, sollevare il tronco, poi scendere dalla sbarra, riagganciarsi le gambe e andarsene tranquillamente. A questo punto si aprono due scenari possibili. Il primo scenario, quello dettato magari dal buon senso, consiste nell'utilizzare macchine per allenare dorsali e bicipiti, come la classica lat machine. Il secondo scenario, quello un po' più new age, un po' più da villaggio fitness, consiste nell'agganciare al malcapitato cinghie di gomma al ginocchio o, peggio ancora, spingerlo dai glutei finché costui o costei tenta di trazionarsi verso l'alto. Io ovviamente, come potrete vincere, appartengo alla prima scuola di pensiero. Io non sono mai stato un talebano dei bilancieri, anche se vengo dal weightlifting, anche se vengo dalla pesistica. Io sono favorevolissimo a utilizzare le macchine qualora abbiano uno scopo propedeutico. La mia visione quindi è la seguente: utilizzare una lat machine finché il o la praticante è in grado di sollevare qualche cosa di simile al proprio peso corporeo. Merito alla seconda strategia, quella di agganciare cinghie di gomma o di spingere dai glutei o dalla bassa schiena il praticante, è roba che non commento neanche, riguarda i cosiddetti PT dei villaggi fitness, roba che non intendo neanche trattare. E questo è quanto in merito, quindi croce sopra e basta così. Veniamo adesso al primo approccio, quello degli esercizi propedeutici. La metafora che io faccio sempre è quella della bicicletta con le rotelline. Ovviamente un adulto non va in bici con le rotelline, ma lo stesso adulto ha imparato a stare in equilibrio sulla bicicletta utilizzando le rotelline. Quindi le rotelline servono a impedire che il bambino si pianti con gli incisivi sul marciapiede se perdesse l'equilibrio. Una volta che il bambino è in grado di utilizzare la bicicletta senza le rotelline, allora le rotelline vengono rimosse e messe in cantina o in granaio. Basta, fine. Nulla contro le rotelline. Chiaro che io oggi, cioè io
Marco PT, non faccio la lat machine perché riesco a sollevare me stesso sia alla sbarra che alle maniglie, e riesco a sollevarmi anche utilizzando carichi in cintura fino anche a 60 kg. Ma non ho assolutamente nulla contro la lat machine, anzi, facilita moltissimo il lavoro di un insegnante, facilita moltissimo il lavoro di un personal trainer. Le lat machine possono essere di due tipi, basculanti o cablate, sostanzialmente sono queste. Ci sono anche varianti un po' più sofisticate, io sto parlando della casistica più generale. La classica lat machine col pacco pesi e poi la lat machine basculante con le maniglie e il perno di carico in cui aggiungere le piastre, al quale aggiungere le piastre. Poi, per quanto riguarda la casistica, ecco, qua spesso mi si chiede, ma io non ho la lat machine, come posso fare? Non ho le macchine, uso soltanto bilancieri, manubri, io ho la home gym, la sto costruendo pezzo per pezzo e non ho la lat machine, come posso fare? Allora, un ottimo espediente è utilizzare il rematore con il manubrio. Non è un movimento direttamente attinente con le trazioni verticali, però è un movimento che costruisce molto bene sia il latissimus dorsi che il flessore del braccio, quindi sia il bicipite che il dorsale. Quando una persona arriva a fare il rematore a un braccio con i due quinti del proprio peso corporeo per 6-7 colpi, è facile che costui possa arrivare a sollevare se stesso alla sbarra. Si può anche parlare di effettuare una singola di rematore con manubrio con la metà del proprio peso corporeo. Vanno bene entrambe le versioni. Quindi c'è sempre una strada. Se anche una persona dispone unicamente di bilancieri e manubri, può tranquillamente arrivare a trazionarsi la sbarra senza passare dalla lat machine e senza agganciarsi cavi, cavetti, cinghie al ginocchio e altri orpelli. Allora, io consiglio il rematore col manubrio perché è quello che sgrava la colonna vertebrale, consente meno pressione sulla colonna. Inoltre ha un arco di movimento più ampio rispetto al bilanciere. Io so anche effettuare il rematore col bilanciere in tutte le varianti, però un conto è effettuare un rematore Yates, un conto è effettuare un rematore al braccio, un rematore a un braccio, scusate, con range of motion ampio. Il rematore con bilanciere a range of motion ampio a me non piace particolarmente, diciamo che non lo uso e non lo consiglio. Per intenderci, quello col busto piatto al suolo, orizzontale al suolo, trovo che sia veramente molto gravoso per la colonna vertebrale, in particolar modo per la regione lombosacrale. Quindi, per riassumere il contenuto di questo video, trazioni a corpo libero, sì, è possibile farle, sì, possono riuscirci tutti, bisogna avere pazienza e bisogna avere una strategia funzionale, una strategia efficace. I più fortunati, che dispongono di una palestra attrezzata, possono cimentarsi direttamente con le lat machine. I più spartani possono passare dai rematori con manubrio. E quelli invece già abili possono direttamente fare le trazioni alla sbarra. Veniamo adesso alle varianti di trazioni alla sbarra. Di solito, anzi sempre, le trazioni alla sbarra più facili sono quelle inverse, quelle con il palmo della mano rivolto verso il viso, cioè con i pollici fuori. Trazioni a presa inversa e impugnatura stretta. La seconda variante più facile è quella a martello, con i pollici verso il viso e i mignoli in avanti. La terza variante, le trazioni prone, sono le più dure perché non hanno una fase finale che consente un incastro, cioè che consente un relax, un punto morto in contrazione finale. Io comunque eseguo sia le trazioni aperte che le trazioni strette, non mi faccio mancare nulla. Comunque il primo movimento, il più facile, il movimento che fa proprio da ponte,
sono le trazioni inverse, che però possono presentare svariate problematiche, in particolar modo la tensione e la torsione sulla troclea e sui polsi. Quindi gomiti e polsi possono avere tensioni articolari, torsioni piuttosto fastidiose. Io personalmente utilizzo come movimento di potenza le trazioni a martello, che mantengono l'allineamento articolare del braccio in posizione neutra e innocua. Nelle trazioni prone utilizzo sì carichi in cintura, ma non punto a salire particolarmente in alto, lo utilizzo come movimento complementare, seppur zavorrato anch'esso, chiaramente con minor carico. La gerarchia delle trazioni quindi è questa: le più facili sono quelle inverse, poi seguono quelle a martello, infine quelle prone. Io consiglio di dotarsi di postazione per trazionare dotata di cornetti sagittali che possano consentire anche il trazionamento a martello. E questa è la mia opinione in merito alle trazioni e in merito alla soglia d'ingresso di questo esercizio. Bene, direi che è tutto. Grazie per l'attenzione. Spero che questo video sia utile soprattutto ai principianti. Marco PT, alla prossima.